Non sarà facile, ma credo che un governo moderno, democratico, non possa non avere a cuore le condizioni concrete delle persone. Quindi parliamo di lavoro, di impresa e di coesione sociale. Presidente, io voterò naturalmente, come tutti nel mio gruppo, la fiducia al suo governo, a lei, e voglio esprimere davvero un forte augurio di buon lavoro. Le auguro di aver successo, di farcela, perché se ha successo lei, abbiamo successo tutti, ha successo l'Italia e gli italiani, e quindi penso che in questo modo potremo provare a guardare con fiducia al futuro per questo Paese e per gli italiani. Grazie e buon lavoro. Grazie, onorevole Maestri. Ha chiesto di parlare il deputato Daniele Capezzone, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, il gruppo di Forza Italia non le voterà la fiducia, ma le rivolgiamo veri e sinceri auguri di buon lavoro. In questa legislatura ho l'onore di presiedere la Commissione Finanze della Camera. Sappia, signor Presidente, che il lavoro svolto finora dalla Commissione non solo non va, tra virgolette, rottamato, ma merita davvero di essere conosciuto e soprattutto utilizzato. Nei mesi passati abbiamo realizzato all'unanimità una storica riforma di Equitalia che, secondo le mie stime, darà respiro ad almeno 5 milioni di contribuenti. Abbiamo costruito un'architettura seria, impignorabilità della prima casa, impignorabilità della seconda casa se non oltre limiti elevati, impignorabilità dei beni dell'azienda, allungamento della rateizzazione fino a 10 anni, e per la prima volta abbiamo forse reso possibile un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti. Questa riforma, che adesso è in vigore, va assolutamente difesa. E adesso, sempre grazie al lavoro della Commissione Finanze, sta per giungere un secondo risultato storico. Come lei sa, stiamo per approvare, forse già questa settimana, una delega fiscale da lei rapidamente citata ieri, che credo sia la più convincente pagina liberale in materia fiscale messa in campo da molti anni. Cito in ordine sparso alcuni temi a cui ho lavorato come relatore, ma con il concorso di tutti i gruppi. Obiettivo fondamentale, ovviamente, ridurre la pressione fiscale. Poi, responsabilizzazione fiscale. Deve essere chiaro per ciascuna tassa chi la mette e chi la incassa senza la giungla delle addizionali. Ancora, riforma del processo tributario. Ancora, una riforma del catasto finalmente dalla parte dei cittadini con vero rispetto dell'invarianza di gettito. Ancora, il ricavato del contrasto all'evasione e all'erosione fiscale che deve essere utilizzato per ridurre le tasse. Ancora, il contrasto di interessi, scaricare tutto. Ancora, questo forse è il più importante, incentivi e contributi alle imprese. Se vengono ridotti, allora devono esserci meno tasse alle imprese. È una rivoluzione, si tratta di una montagna di denaro che può essere risparmiata restituendola in riduzione di tasse. Ancora, compensazione tra crediti e debiti fiscali e molto altro fino alla dichiarazione precompilata inviata al contribuente. Mi fa piacere che lei ieri abbia citato quest'ultimo punto, la dichiarazione precompilata, anch'essa una nostra proposta, ma spero che lei abbia presto modo di considerare tutte le altre che ho citato ora, che abbiamo fortemente voluto. Se lei andrà veloce su questi binari con i decreti attuativi, ci troverà a fianco, anzi, mi permetto di dire, ci troverà un passo avanti. Devo invece esprimerle grande preoccupazione su tre fronti. Il primo fronte è un dono avvelenato che viene a lei dal governo Letta Alfano, che sbagliando ha infarcito l'ultima legge di stabilità di clausole di salvaguardia, cioè di tasse pronte a esplodere nei prossimi mesi. Ora tutto lo sforzo deve essere quello di evitare che ciò accada facendo funzionare la spending review. Lei sa come funziona in Italia. Quando un governo posticipa una tassa, poi dopo la colpa è del governo successivo, non del governo precedente. Queste sono le abitudini antiche, queste sì, da rottamare. Il secondo fronte è quello della tassazione degli immobili a partire dalla prima casa. È un problema che riguarda l'80% degli italiani e quindi la propensione al consumo e alla fiducia praticamente di tutti. Presidente, non sottovaluti quello che è accaduto
con l'ultima legge di stabilità, con gravissima responsabilità, vado a chiudere, del governo Letta-Alfano. La tassa sulla prima casa è tornata sotto falso nome e sarà triplicata per il 2015. Per questo non ha senso quando qualcuno le dice non metta la patrimoniale. No, la patrimoniale c'è già e noi la sfidiamo in positivo ad attenuarla e a cancellarla, altrimenti presto anche quella tassa sarà la sua tassa. La terza e ultima questione, e chiudo davvero, signora Presidente, è la tassazione del risparmio. Anche su questo non basta, Presidente, nascondersi dietro la formula ambigua della rimodulazione. Il risparmio è stato già colpito dal governo Letta-Alfano con l'imposta di bollo e anche rispetto alle rendite peggiorarne il trattamento non porterebbe gettito consistente ma solo perdita di fiducia. Sto chiudendo, Presidente. Nel mattatoio fiscale in cui gli italiani si trovano non c'è da promettere abbassamenti ad alcuni ma a danno di altri. In questo non ci sarebbe alcun cambiare verso, ma lo stesso andazzo di sempre. Cambiare verso, e noi su questo la incoraggiamo, Presidente, significa abbassare le tasse in tutte le direzioni, per quanto possibile, attraverso radicali tagli di spesa pubblica. Le ho già detto cosa trova su questo nella delega fiscale. Peraltro, durante l'ultima legge di stabilità, abbiamo presentato invano emendamenti proprio per anticipare tagli di spese e tagli di tasse. Deve concludere, Presidente Capezzone. Davvero, da liberali ci trova su questa strada, pronti a riconoscere le cose buone, a criticare quelle negative e a sfidarla sempre in positivo. Più veloce, più alto, più forte, per dirla in termini olimpici. Buon Grazie. Lavoro a lei, buon lavoro a noi. Grazie. Grazie. Ha chiesto di parlare l'onorevole Umberto Bossi. Prego. Grazie Presidente. Al di là dei programmi che lei ha annunciato, diciamo, il suo governo dovrà occuparsi inevitabilmente di posti di lavoro e di costo di lavoro. Quindi, a mio parere, lei dovrebbe rifarsi, rivedere tutte le leggi sbagliate che ci hanno portato fino a qui. In particolare parlo della legge Prodi-Damiano, che agganciandosi alla legge di Maroni, che era quella, la legge dello scalone, cosiddetta dello scalone, in realtà, diciamo, prevedeva la legge Maroni la possibilità dei lavoratori di farsi una pensione integrativa partendo dal loro TFR. La legge Prodi Damiano invece, diciamo, diede, obbligò a dare alle piccole imprese, quelle con meno di 50 lavoratori, a dare il TFR.